Signori, buongiorno, sono Resi, antica trattoria Piedel Dos. Oggi illustrerò il nostro Dos Burger. Prendiamo la carne di fassona e la tagliamo al coltello e la mescoliamo con della pasta di salame che noi chiamiamo pesto. Dopo aver fatto questa polpetta di circa 200 grammi, la cuociamo in olio extravergine di oliva per 2 minuti su entrambi i lati. L'hamburger noi lo serviamo con le patate saporite. Le nostre patate saporite le facciamo immergendole in una marinatura di latte e paprika e le lasciamo lì a riposare per un'oretta, poi le infariniamo in farina bianca semplice e le andiamo a friggere in friggitrice finché diventano croccanti e dorate. Allora, poi quando l'hamburger è pronto, prendiamo il pane, lo tagliamo e lo scaldiamo in forno, tagliando a metà, mettendo 2 fette di cheddar, che è il formaggio tipico che va nell'hamburger, lo mettiamo sul fondo e dopo togliamo, dopo quando questo formaggio è fuso, lo togliamo il pane e cominciamo a mettere tutti gli ingredienti per comporre l'hamburger. Allora, partiamo con la salsa barbecue, il bacon croccante, con l'insalata, poi una fetta di pomodoro, la polpetta di carne e poi riprendiamo salsa barbecue, bacon croccante, insalata e pomodoro. Poi chiudiamo con l'altra metà del pane e infiliamo uno stuzzicadente lungo per riuscire a fermare tutto. Ah, per facilitare i nostri clienti abbiamo l'opuscolo delle istruzioni per l'uso che Silvia ha ritenuto opportuno ideare dopo numerosi assaggi, però. Ecco, signori, questo è il nostro hamburger e buon appetito!